Buonasera, Buonasera, tanti tanti auguri davvero. auguri. Intanto io vedo dei fiori là Grazie. dietro. Adesso sono curioso, chi le ha mandato quei fiori? No, arrivano dalla famiglia, Ah. niente di Ah, niente di straordinario. insomma, che regali ha ricevuto oggi? Che ce n'è uno particolare che le è piaciuto o che avrebbe desiderato, diciamo così. Ma il regalo che desidererei, visto che ancora non è mezzanotte, se si ferma magari qualche esercito, qualche sottomarino, qualche carro armato, perché questi venti di guerra al confine con l'Europa sono davvero preoccupanti. Sì, adesso ne parleremo fra pochi minuti con Saviano. La speranza è sempre quella Sì. che ci si fermi un attimo prima, perché poi purtroppo quando si comincia non sai dove si finisce. Oh, però Roswell. Anche perché tutte queste energie sprecate per spostare gli eserciti, se magari anziché mostrare i muscoli, ci si adoperasse un po' per il dialogo diplomatico, forse si eviterebbero anche tante spese, no? Oltre che tante tensioni e tante paure. Insomma, lì ci sono degli ego piuttosto espansi, no? Ci sono anche degli interessi. Tra l'altro, più tardi Saviano ci racconterà una storia su quello che sta accadendo lì, che io personalmente non conoscevo e mi ha molto colpito. Rosy, intanto volevo chiederle, oggi è il suo compleanno, ma domani c'è un altro compleanno, il compleanno di Mario Draghi, no? Non suo, ma del suo governo. Ecco, mi dice una cosa che le è piaciuta di questo anno del governo Draghi e invece una cosa che non le è piaciuta. Se mi tolgono il ritorno della voce, gliela dico più volentieri, ma insomma, grazie. Posso dirne due, una coppia, due Certo, coppie? due coppie. Ecco, due coppie. Allora, sicuramente mi è piaciuta la gestione dei vaccini e credo che dobbiamo fare complimenti al governo e agli italiani. Così come mi è piaciuto il rispetto della tempistica per il PNRR, il fatto di aver messo il nostro paese nella strada giusta, che mi auguro raggiunga la meta, perché è un'occasione che non possiamo perdere. Le due cose che mi piacciono meno, che continuano, diciamo, a non piacermi, sul versante sanitario non vedo abbastanza impegno per rafforzare e rilanciare la sanità pubblica. Anche nella legge di bilancio poco finanziamento. Abbiamo magnificato medici e sistema sanitario pubblico. Ogni giorno che perdiamo lo troviamo sempre più privatizzato, sempre più disuguale, sempre più debole, Mi permetto, soprattutto sul versante Rosi, mi permetto personale. di interrompere solo per dire che Sì. ieri, tra l'altro, è stato tolto il previsto ristoro per le famiglie dei medici morti durante la È pandemia, stato morti di tolto. coronavirus, e soprattutto a famiglie spesso monoreddito, per cui era veramente qualcosa che per loro. Per cui abbiamo fatto gli applausi, gli eroi, poi gli abbiamo tolto i soldi. Insomma, speriamo che questa cosa venga, bisogna dirla perché succeda qualcosa. Prego, prego. E l'altra invece cosa che non le è piaciuta? E l'altra cosa che mentre tutti i giorni ci sono notizie su presenza delle mafie negli appalti e nei vari settori dell'economia del nostro paese, arriva una quantità enorme di denaro e non sento neanche nominare le cinque lettere. Io vorrei sentire parlare di lotta alla mafia in maniera esplicita, perché se non ci attrezziamo, una parte consistente di quel denaro finisce nelle tasche sbagliate. E poi per il resto lo promuoviamo chiaramente. Ecco. Vediamo, lui però, lui si è promosso, ma ieri ha avuto un'uscita un po' particolare. Non so se l'ha vista, ma gliela faccio rivedere, questa dichiarazione nella conferenza stampa di Mario Draghi. Ascoltiamo. Ho visto che tanti, diciamo anche tanti politici così, mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Io li ringrazio molto, li ringrazio moltissimo, ma tra l'altro vorrei rassicurarli che se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo, Un tono un po' sostenuto, ironico, ma insomma deciso. Rosy, secondo lei Draghi si è scocciato della politica o si è scocciato dei politici? Ma qualche motivo per
diciamo, per scocciarsi dei politici, forse glielo offrono tutti i giorni, diciamo, in questo un po' di comprensione la merita. Però, se posso permettermi di, sì, di consigliare al presidente Draghi, nessuno dubita che lui non sia in grado di trovarsi un lavoro, ne siamo sicuri. Forse si dovrebbe chiedere lui se l'Italia ha ancora bisogno di lui. Ecco, questa non vorrei che lasciasse pensare che vuol prendere le valigie e andarsene, lasciando magari il paese in una fase nella quale ha ancora bisogno di lui, perché se lui non ha bisogno della politica che gli trovi lavoro, magari la politica ha bisogno di lui. Ecco, questa domanda non può non porsela dopo un anno di impegno per il nostro paese. Ma probabilmente se la pone, no, Dario? Se la pone la domanda, ma il problema è che sta ricevendo tali e tante pressioni da tutti. Bisogna vedere cosa succederà, fra un anno ci sono le elezioni, cosa succederà dopo. Ma a questo riguardo, Rosy, lei conosce come quasi nessuno il presidente Mattarella, perché veramente vi conoscete da una vita, avete militato insieme nella Democrazia Cristiana, vi conoscete bene. Secondo lei, che lo conosce bene, il secondo mandato intanto durerà 7 anni oppure si interrompe? Ecco qua una bellissima foto di voi insieme. Durerà tutto il mandato oppure si fermerà prima? E secondo lei questo secondo mandato sarà diverso dal primo? Cioè ci sarà un Mattarella più interventista oppure sarà uguale al Mattarella 1, diciamo così? Ma sulla durata, a parte che ci sono persone che lo conoscono meglio di me, ma insomma io la mia piccola parte... Il mandato è per 7 anni e credo che nessuno possa fare da questo punto di vista delle previsioni, ed è giusto che il mandato sia per 7 anni. Dopo gli anni passano, i mesi passano, vedremo, insomma, l'augurio, l'auspicio è quello. E il tipo di mandato come lo immagina? Più interventista? Il tipo di mandato, ma io non ho motivi per... Continuerà a fare il Presidente della Repubblica interpretando lo spirito e la lettera della Costituzione come ha fatto in questi 7 anni. Una cosa è certa, io dal discorso dell'insediamento ho capito che non ha intenzione di accompagnare il tram tram nel paese, la gestione del quotidiano... Perché in quel discorso c'era l'Italia della Costituzione e credo che abbia voluto dire a tutti che magari proviamo a vedere quante volte continuiamo a tradire la Costituzione quando non l'abbiamo attuata, quanta incostituzionalità c'è nei settori chiave ai quali lui ha collegato la parola dignità. No? Questa parola che ha ripetuto per molte volte, ecco, il lavoro, le donne, la violenza, gli immigrati, il carcere, cioè c'è veramente un programma per la politica, per le istituzioni, e continuerà a fare quello che ha sempre fatto con il suo stile. Beh, però io credo che quel discorso non vada ignorato, ecco. Non è stato... Se è stato applaudito, mi auguro che sia stato anche capito. Speriamo, speriamo. Noi di sicuro l'abbiamo capito dalle parole di Rosy Bindi, che ringraziamo. Le facciamo ancora tanti, tanti auguri. Auguri davvero. Buon compleanno. A presto, grazie. Grazie Rosy. Grazie.